Buon pomeriggio a tutti, ringrazio Pasquale Ficocelli che attraverso Teletrio mi consente e mi dà l'opportunità di rivolgere l'augurio di buon anno scolastico a tutti i bambini, a tutti i ragazzi, a tutte le famiglie, a tutti gli insegnanti. Ecco, sicuramente molti attendono con stati d'animo diverso il suono della prima campanella di domani mattina. Penso magari ai bambini di prima elementare, ai ragazzi di prima media, ai ragazzi di primo superiore che magari hanno già cominciato o stanno cominciando i prossimi giorni. Ecco, quella trepidazione del primo giorno di scuola, quella trepidazione del nuovo che inizia. Penso agli zainetti che si stanno preparando, penso soprattutto ai bambini piccoli, quelli che faranno la prima elementare, chissà lo zainetto che avranno scelto, quello che stanno preparando dentro. Avete messo tutto? Avete messo il quaderno, l'astuccio, la merendina, mi raccomando, la bottiglietta d'acqua, ma soprattutto l'entusiasmo, la gioia di questo nuovo cammino che continua in modo diverso. Ecco, si passa dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria, la scuola elementare, un momento grande, ecco, la bellezza della fanciullezza. Ecco, davvero voglio fare innanzitutto a voi, bambini di prima elementare, un grandissimo augurio. Portate la gioia, la semplicità, la vostra bellezza e la vostra purezza nelle nostre scuole. E davvero vi diamo il benvenuto. Sognate, sognate e divertitevi studiando e studiate divertendovi. Ecco, sarete accompagnati in questo percorso da dei bravissimi insegnanti e dalle famiglie. Voglio ricordare ancora una volta che in questo contesto è fondamentale più che mai il ruolo educativo della famiglia. La famiglia è la prima scuola, la prima parrocchia, è il primo tutto, è il luogo dove si impara a stare con gli altri, è il luogo dove si apprende la vita, non solo dove si riceve la vita biologica, ma anche dove si impara a vivere. E a questo poi concorreranno le altre agenzie educative, la scuola, la parrocchia, le associazioni, tutto ciò che aiuta la famiglia, che aiuta oggi i vostri figli a diventare gli uomini e le donne di domani. Quindi ecco l'augurio anche a voi genitori di mantenere sempre questo dialogo educativo in un tempo in cui purtroppo si delega facilmente e lo deve fare la scuola e lo deve fare la parrocchia. No, la famiglia è il primo luogo dove si imparano i sentimenti, dove si impara la socializzazione, dove si impara a vivere. Poi a tutti gli altri bambini, ecco, un nuovo anno che inizia, magari forse la pesantezza dopo un'estate magari fatta di tante cose, adesso svegliarsi un po' prima la mattina, però sappiate che quel tempo che noi impieghiamo è tutto un tempo che ci ritorna per la nostra crescita. E allora il percorso, la seconda elementare, la terza elementare, la quarta elementare, la quinta elementare, non si è mai vissuto con pesantezza, ma sempre come ulteriore occasione di arricchimento nel percorso di crescita. E vivetelo sempre con gioia, secondo lo specifico della vostra età. E poi ecco i giovani che varcano la prima media. Salgono di un piano, salgono, ma quel passaggio non è solo il passare da un piano all'altro, è il passare dalla fanciullezza alla preadolescenza, all'adolescenza, una fase critica, una fase però bella, in cui si matura la crescita, non solo fisica, ma anche la crescita
dentro di sé, si impara a guardare il mondo con occhi diversi. Qualcuno dice: dopo l'illusione della fanciullezza uno si disillude. Non è vero. La fanciullezza ti fa guardare con purezza, man mano che uno cresce guarda la vita con realismo, che non significa pessimismo, anzi significa prendere sul serio la vita. E anche in questo avete con voi degli insegnanti che vi accompagneranno nel vostro percorso di crescita. Il dialogo, mi raccomando, il dialogo educativo con le famiglie, con gli insegnanti, il dialogo dell'amicizia tra di voi. A volte capita di sentire di ragazzi che sono isolati. No, bisogna imparare a essere famiglia. La scuola è il luogo dove si apprendono le nozioni base per essere una società, per essere una comunità, per essere una famiglia. E poi i nostri giovani che hanno concluso l'iter della scuola secondaria di primo grado e si apprestano a passare alla scuola superiore. Significa uscire da Faggiano. Ecco, magari sembrerà di andare in un altro posto, magari è stato tanto sperato per tanti anni, non vedo l'ora di andarmene da Faggiano, salvo poi quando arriverai lì ti sentirai un po' spaesato, perché non è più la tua comunità, non è più, ecco, il mondo. Ecco, questo ti aiuta ad allargare gli orizzonti, a fare nuove esperienze, a fare nuove conoscenze. Ricordiamoci che i confini non sono dei limiti, ma sono degli orizzonti attraverso cui andare. Io l'augurio che voglio farvi, il primo augurio è una benedizione. Il Signore benedica i bambini, benedica i ragazzi, benedica gli insegnanti, benedica le famiglie, benedica le scuole. Il secondo augurio, ce lo dà la nostra Costituzione italiana, perché dice, è splendida, ci sono dei passaggi stupendi, dice che il compito dello Stato è rimuovere tutti gli ostacoli per fare sì che ogni persona possa raggiungere il pieno sviluppo. Rimuovere gli ostacoli. E allora la scuola che cos'è? Io molte volte in classe mi soffermo su questo termine, perché noi molte volte guardiamo la scuola come scuola dell'obbligo. Dobbiamo imparare a riscoprire la scuola del diritto, il diritto alla scuola. Guardate, i nostri antenati, i nostri nonni hanno faticosamente lottato perché questo bene fosse pubblico, fosse alla portata di tutti. Allora impariamo ad accogliere, sapendo che in altre parti del mondo ci sono bambini, ci sono ragazzi che non hanno questa fortuna, non hanno questo dono. Noi invece abbiamo con i suoi limiti lo Stato che ci mette a disposizione quello che è il frutto anche dei sacrifici dei nostri genitori. Ricordiamoci ad apprezzare il lavoro degli insegnanti, ricordiamoci di apprezzare quello che la scuola ci mette a disposizione, i banchi, le lavagne, le sedie, le strutture. Impariamo ad apprezzare ciò che i nostri genitori ci danno per vivere bene la scuola, i vestitini puliti, la merenda, il materiale scolastico. Dietro ogni strumento c'è il sacrificio di qualcuno, ma noi dobbiamo riscoprire la bellezza di questo diritto, il diritto di studiare, la bellezza di studiare. Come tutte le cose costa sacrificio, guai se non costasse sacrificio. Ogni cosa nella vita, quando vuoi scalare una montagna, si sente la fatica, ma poi quando arrivi in vetta, quando arrivi alla meta, ne vedi tutta la bellezza. E voglio concludere con il pensiero di un grande educatore, Don Lorenzo Milani, una figura
a me molto caro. Guardate, lui molti, chissà se avete letto questo libro, forse i ragazzi di scuola media lo conoscono perché ne ho parlato. Lettera ad una professoressa, è una lettera sul mondo della scuola. Chi sono gli autori di questa lettera? Don Milani? No, sono i suoi alunni. Infatti all'inizio è scritto questo libro, non è scritto per gli insegnanti ma per i genitori. Un invito a organizzarsi. A prima vista sembra scritto da un ragazzo solo, invece gli autori siamo 8 ragazzi della scuola di Barbiana. I ragazzi, aiutati dal loro insegnante, hanno messo per iscritto le loro considerazioni sulla scuola. Voglio consegnarvene qualcuna. A un certo punto Don Milani dice: a che cosa serve la scuola? Cercasi un fine. Ciascuno di noi nella vita deve avere un fine, un obiettivo. Bisogna che sia onesto, grande, che non presupponga nel ragazzo null'altro che d'essere uomo. Ciò che vada bene per credenti e atei. Il fine giusto è dedicarsi al prossimo. E in questo secolo, come vuole amare se non con la politica, intesa non come partito ma come servizio della città, o col sindacato o con la scuola? Siamo sovrani. Non è più il tempo delle elemosine, ma delle scelte. Ma questo è solo il fine ultimo da ricordare ogni tanto, quello immediato da ricordare minuto per minuto e di intendere gli altri e farsi intendere. E non basta certo l'italiano, che nel mondo non conta nulla, scrive Don Milani, amava le lingue straniere. Gli uomini hanno bisogno d'amarsi anche al di là delle frontiere. Don Milani scrive in un contesto in cui si viveva la guerra fredda, in cui si vivevano i vari contrasti tra le nazioni, tra i blocchi. Allora dice: dobbiamo parlare un'unica lingua. Per parlare un'unica lingua dobbiamo conoscere le parole. Ed è quello che rende ricca una persona, non è il cellulare, non è i vestiti firmati, i soldi, è la parola che rende ricchi e che rende liberi. Dunque bisogna studiare molte lingue e tutte vive. La lingua poi è formata da vocaboli d'ogni materia, per cui bisogna sfiorare tutte le materie, un po' alla meglio per arricchirsi la parola. Essere dilettanti in tutto e specialisti solo nell'arte del parlare, perché è solo la lingua che fa uguali, uguale è chi sa esprimersi e intende l'espressione altrui. Che sia ricco o povero importa meno, basta che parli. Carissimi bambini, carissimi ragazzi, il compito della scuola in questi primi anni è dare le basi, perché uno sappia leggere e sappia scrivere. Io ricordo con affetto il mio vicepreside che mi ha accompagnato nei miei primi anni a Paolo VI. Lui portava sempre con sé un astuccio e diceva: per fare la scuola occorre poco, un gessetto, una matita, una penna e tanta forza di volontà, e soprattutto gli alunni, per cui noi viviamo, per cui noi esistiamo, per cui noi lavoriamo. Allora davvero buon anno scolastico a tutti, il Signore vi benedica e davvero possiate vivere la scuola non come un peso, non come un obbligo, ma come un diritto che ci fa diventare uomini e donne, che ci fa crescere, che ci fa attingere alla ricchezza di tutto quello che la conoscenza ci mette a servizio, per imparare a stare tra di noi, per imparare a costruire un mondo di pace. Come la costruisci la pace? La costruisci studiando. Diceva un grande insegnante tanti anni fa, in una terra di mafia, nella Sicilia, che la mafia sarà sconfitta da un esercito di maestri elementari. È vero, la scuola è capace
di sconfiggere tutto ciò che non è stato. La scuola è capace di costruire, la scuola è capace di realizzare quelli che sono sogni. La scuola consegna all'oggi persone, persone mature, persone che crescono, persone che sanno stare l'uno con l'altro. Auguri a tutti, auguri a voi bambini, auguri a voi ragazzi, auguri a voi insegnante, personale scolastico. Un ringraziamento già da ora alla preside del nostro istituto, alle istituzioni, a tutto il mondo della scuola, e ricordiamoci che il mondo della scuola lo facciamo tutti insieme ed è importante per il bene dei nostri figli, dei nostri bambini e dei nostri ragazzi il dialogo educativo. Oggi c'è bisogno, siamo alle soglie del giubileo, il giubileo che è sulla speranza. Allora noi dobbiamo portare speranza, la scuola è un avamposto di speranza e noi dobbiamo costruire la speranza, organizzare la speranza. E la speranza la si costruisce con un quaderno, una penna e un libro. La speranza la si costruisce andando a scuola ogni giorno. La speranza la si costruisce con lo studio e con la passione dello stare insieme. Buon anno scolastico a tutti.